Buongiorno cari amici, ben ritrovati qui a Canale Italia, Pole Position, ancora una mattina insieme per cominciare bene la giornata e quest'oggi vogliamo parlarvi di un tema che riguarda anche le vostre idee. Eh sì, perché se avete in mente o vi è mai venuto in mente di brevettare o di riconoscere, di registrare magari un marchio, questo ospite di oggi si occupa proprio della materia in questione. È con noi il dottor Mauro Eccetto, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere in nostra compagnia. E, dello studio Torta, Studio Torta S.P.A. Studio Torta ha sede in tutta Italia, ma tra l'altro avete aperto anche una struttura a Rimini. Certo, noi nasciamo a Torino e precisamente nasciamo molti anni fa, nel 1879. E dopodiché progressivamente ci siamo ampliati e aperto delle sedi anche in altre città italiane proprio per essere vicini ai nostri clienti e nel 2003 abbiamo deciso anche di aprire in Romagna, precisamente a Rimini, perché quella parte d'Italia ha una buonissima imprenditorialità. E ci sono delle persone che riescono a lavorare, a divertirsi e ad avere nuove idee, a sviluppare. Accanto a grandi aziende ci sono anche delle piccole e medie imprese che crescono, che hanno bisogno di crescere, di internazionalizzarsi e noi le aiutiamo anche in questa fase difficile che molte imprese devono affrontare. Ecco, queste imprese romagnole come stanno affrontando la crisi? Ma diciamo, in generale la crisi viene affrontata in modi diversi, soprattutto per le scelte strategiche che queste aziende fanno. Le aziende che offrono dei prodotti unicamente per il mercato italiano chiaramente sono quelle che soffrono di più e soprattutto soffrono di più le aziende che innovano meno, quelle che hanno meno idee, che sviluppano meno idee. E proprio per questo la proprietà intellettuale aiuta queste aziende a crescere, a credere nelle loro idee e solo queste possono essere una soluzione ai problemi della crisi. Ci sono dei rischi per chi non si mette al riparo in questo senso? Ma diciamo che la proprietà intellettuale, la materia di cui ci occupiamo, aiuta a tutelare le proprie idee, ad evitare che queste vengano copiate quando i loro prodotti vengono messi sul mercato ed aiuta anche a tutelare i loro marchi che loro utilizzano come veicolo commerciale, che anche questi spesso vengono imitati per appropriarsi di quell'identità e di quel savoir-faire che è il Made in Italy, che è estremamente importante e riconosciuto in tutto il mondo. Benissimo, allora bene tutelarlo. Io ringrazio il dottor Mauro Eccetto per essere stato con noi dello studio Torta. Sì. Grazie. E domani mattina con altre idee, chissà magari da brevettare, da tutelare, saremo qua pronti alle 7 in punto, Canale Italia, per partire in pole position.